Bruno, tu riesci a... Non ti riusciamo a sentire, puoi provare ancora? No, ok. Senticcelo prima di andare in streaming, aspetta un attimo che ti... Bruno, tu riesci a... Non ti riusciamo a sentire, puoi provare ancora? No, Bruno, tu riesci a... Non ti riusciamo a sentire, puoi provare ancora? Credo che, scusami, vediamo solo se ci dice. Lo provo a chiamare? Sì, la cosa mi deve chiamare perché è un'azienda. Ha il microfono spento, guarda il telefono. Ah sì, Bruno, hai il microfono spento, riesci a... Adesso. Prima non riuscivo a vedere neanche il microfono, adesso l'ho visto. Ok, è che adesso mi sentite? Sì. Ok, ciao a tutti. Ciao, ciao Giuliana, ciao Enzo. Ciao. È da tanto che non ci vediamo. Come? Sì, è Tanto che non ci vediamo. da un mucchio di tempo, eh? Siamo già alcuni? Allora, sì, diciamo, per adesso siamo quelli che ci attendevamo, cioè non tantissimi qui in presenza a Torino. Siamo una decina complessivamente. E più altre siete in quattro connessi in internet, però adesso stiamo andando anche su Facebook in streaming. Non era benvenuti a tutti, scusatemi, non ho ancora nemmeno salutato. Siamo nella sede di Pronatura, Piemonte, a Torino, in via Pastrengo 13, e siamo qui oggi come Centro Studi Sereno Regis, come Pronatura, Associazione Italiana Esposti Amianto, Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto. E anche come medicina democratica per fare il punto sulla situazione oggi del processo Eternit bis in corso a Novara per la parte riguardante le vittime di Casale Monferrato, ma abbiamo anche un ospite che è Barry Castleman, che adesso poi inquadreremo, che è uno dei più importanti studiosi, epidemiologi, difensori, attivisti. In generale, diciamo di questioni ambientali e nello specifico sui temi dell'amianto. È presente anche Vicky Franzinetti che ci fa la grossa cortesia di tradurre dall'inglese all'italiano e dall'italiano all'inglese questa nostra conversazione. Dunque, molto rapidamente, Pronatura, non è un caso, sono molto contento che oggi siamo qui a Pronatura, non soltanto per l'ospitalità, ma perché Pronatura è una delle due associazioni che avevano chiesto di essere parte del processo Eternit come parti civili, ma che si sono viste ricusare la richiesta. Probabilmente, non sappiamo ancora le motivazioni, probabilmente perché non parti in causa, cioè non coinvolte personalmente o come associazioni tra le vittime. Ciononostante, siamo qui, stiamo seguendo il processo, cerchiamo di dare il possibile, per quello che è possibile, le informazioni. Pronatura mi ha anche invitato poi a fare una sintesi, come posso dire, di questa giornata per la loro bellissima, importante e soprattutto pluridecennale rivista. Che si chiama Obiettivo Ambiente e anche Natura e Società. Va bene. Allora, per entrare rapidamente in argomento, Bruno, posso chiederti di fare nel più breve tempo possibile, mi rendo conto che non sia semplice, un riassunto della situazione attuale del processo Eternit bis. A noi sembra che siamo proprio in questo momento nel cuore, no? Si sta proprio dipanando uno degli aspetti cardine che poi proporremo anche a Barry, e cioè, ma si sapeva e se si sapeva qual era la pericolosità dell'amianto, come sembra oggi banale, no? In base ai documenti che abbiamo. Come mai si è andati avanti così tanto tempo? Ecco,
Questa è la domanda che noi ci poniamo. Però se tu hai tempo, Bruno, di farci un attimo il punto della situazione, per cortesia, lascio la parola a te. Io lo farei molto volentieri. Intanto ringrazio per questa iniziativa, ringrazio tutti i partecipanti, ovviamente Barry in particolare, e anche la generosissima collaborazione della Vicky. E quindi direi che, non avendo potuto partecipare direttamente, essendo a porte chiuse questo processo, leggo quello che si scrive, no? Parlo con i legali, parlo con chi ha potuto andare, ma sono un po', in, diciamo così, un pochettino spiazzato, ma comunque è chiaro che si sta entrando nel merito, perché sono stati già ascoltati alcuni testi. Adesso è in corso una consulenza importante con il dottor Rivella e si è già percorso parecchio di ciò che dimostra e aveva già dimostrato anche nel precedente processo, che purtroppo ha subito un'incredibile prescrizione di un disastro ancora in essere, anzi che non aveva ancora raggiunto il suo pieno effetto nefasto e terribile, no? Per le morti che ha provocato il disastro, per le malattie, e tuttavia fu dichiarato prescritto, e quindi c'è qualcosa che non quadra ovviamente nel sistema giudiziario, non solo italiano, e quindi ecco, in questo caso è emerso che loro erano tra i primi a preoccuparsi di conoscere la situazione, tra l'altro è stato dimostrato che siamo stati anche spiati per 21 anni, non solo a Casale, erano al corrente di ogni dato che veniva divulgato nel mondo per quanto riguarda indagini epidemiologiche sugli effetti cancerogeni dell'amianto, loro erano informati su tutto e applicavano, in poche parole, una politica atta a negare, no? A negare, a confutare, a confondere, e quindi per poter rimandare il fatto di fare i conti con questa tragedia e quindi continuare l'attività. Però ecco, io non da avvocato e non da tecnico, no? E non da... Ciao Barry! E non da tecnico, come ci sono altri, e non da studioso, però è chiaro che quando assieme ad un interesse così diffuso e potente come una grande multinazionale dell'amianto o anche di altre situazioni per altri materiali eccetera, che rappresenta anche una grande occasione occupazionale, che questa grande multinazionale è rappresentata da personaggi molto rilevanti sul panorama economico, finanziario, internazionale, è chiaro che si subisce un doppio condizionamento, uno per il potere stesso del denaro, l'altro perché c'è anche un interesse diffuso nel territorio, che vuol dire l'occupazione. E quindi è la società nel suo insieme, le istituzioni nel loro insieme, che hanno purtroppo significato un ritardo nel fare esse stesse i conti con questo disastro. È chiaro che comunque l'impresa, quello che emerge è che l'impresa non ha neanche attuato tutte le norme, non ha attuato tutte le misure atte a evitare o quantomeno a contenere nel massimo possibile l'esposizione all'amianto. Perché sembra banale, ma anche a Casale, come negli altri stabilimenti, ad esempio, l'utilizzo della scopa per scopare per terra è stato fino agli ultimi giorni. Ho detto la cosa più banale, ma le ventole che sparavano la polvere fuori lo stesso, ma la frantumazione del cemento e amianto, cioè degli scarti di lavorazione a cielo aperto, è iniziata nel periodo svizzero, cosiddetto, che loro hanno detto che hanno investito, fatto investimenti, ma che investimenti per la sicurezza sono stati pochi. Qualche lieve miglioramento, ma finisco con questo esempio, qualche
miglioramento, c'è stato qualche aspiratore in più, ma ampiamente resi inutili, ad esempio, dal semplice fatto che hanno inaugurato il recupero dei materiali fallati da di scarto dei loro prodotti degli altri stabilimenti in Italia, e quindi, come sappiamo, erano 5 gli stabilimenti più grandi, e quindi recuperavano frantumando grossolanamente questi materiali in una piattaforma di cemento armato a cielo aperto, e poi venivano caricati su un motocarro scoperto e portati a qualche centinaio di metri di distanza, e quindi dentro l'Eternit, e nel mulino Azemag polverizzati nel mulino per essere riciclati in produzione. Questa roba qui è micidiale, perché lavoravano anche su 2 turni, ma questo ha annullato qualunque piccolo investimento che hanno fatto per la sicurezza, solo questo, poi il fatto che portavano gli stessi materiali di scarto a disposizione dei cittadini, quindi loro sapevano benissimo che l'amianto era cancerogeno. La prima, ecco, una cosa, e finisco davvero, una cosa che ho voluto dire anche nella testimonianza. Prima di considerare una causa rilevante per affrontare diversamente da quello che è stato il rischio amianto ed eliminarlo, o addirittura cercando di evitare di non intervenire con tutte le misure necessarie, si moriva a centinaia di asbestosi. Ma non era un tumore. E quindi, non essendo un tumore, non era considerato. Allora, il primo caso l'abbiamo avuto a Casale nel 1943 di asbestosi. E nel mondo anche anni prima. E quindi, sì, non è un tumore, ma si moriva soffocato. Saltava al cuore perché non riuscivano più a respirare. Insomma, si sanno queste cose qui. Quindi ha messo in luce questo, e ha messo in luce che la partecipazione popolare, quando i diritti, le libertà sindacali, le stesse libertà democratiche sono esercitate dai cittadini, dalle associazioni, dalla popolazione, si riesce a incidere. Noi abbiamo inciso in termini anche di bonifica, di sanità, e abbiamo ottenuto i primi processi al mondo, il primo nel 93. Questa è una lezione che, rispetto ad altre situazioni come Taranto, dove non si è esercitato la libertà e i diritti non sono stati reclamati, si è lasciato fare, non c'è molta differenza da un paese dove la libertà non c'è dal punto di vista degli effetti sulla salute, perché Taranto non è che sia stata molto diversa, molto diversa quella realtà da stabilimenti nel terzo mondo, per il disastro pazzesco che ha provocato e che in parte continua ancora a provocare. Quindi una grande lezione è portare il tema nel territorio, portare nell'opinione pubblica, investire le istituzioni e insistere. Questa lotta è giusta, anche se fino adesso non c'è stata una sentenza, no? Come avrebbe dovuto esserci, non sappiamo se ci sarà, però è giusto farla, perché non farla vuol dire allora va bene così, e così invece non va bene. Grazie Nicola, scusami, grazie Bruno, perdonami, grazie Bruno. Volevo salutare invece, perché ho visto che si sono collegati, Nicola Pondrano, che oltre che lavoratore e sindacalista all'Eternit, adesso è anche il rappresentante provinciale dell'INAIL nella zona di Casale Monferrato. Volevo ringraziare Celestino Panizza, che ho visto che si è collegato. Celestino ci segue da Brescia, dove collabora, oltre che con moltissime associazioni, anche con ISDE, l'Associazione Internazionale dei Medici per l'Ambiente. E poi volevo anche ringraziare Giuliana Busto, che è qui con noi fin dall'inizio, e lei è la presidente attualmente dell'Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto. Vi lascio tutti in attesa, in stand-by, perché adesso facciamo un minimo, dobbiamo spostare un po' di computer per poter dare, diciamo, contezza, con chiarezza del sonoro. Però passiamo la prima, vediamo se riusciamo un po'. Devo spostare il PC e mi fa un po' paura, però ci proviamo, perché
ho qualche dubbio sul fatto che tutte le connessioni restino, ma ci proviamo. Così ci possiamo probabilmente, ecco, forse avviciniamo un po' i microfoni. Posso questo qui? Ok. Vediamo se riusciamo. Ok, sì. Non so perché non riesco a vedere questa cosa qui. Grazie, scusate un momento, abbiate pazienza, ma devo fare. Eccolo qua, benissimo, no, ce l'ho fatta, grazie mille, Vicky. Poi... Allora, okay. Okay. Chiedo a tutti di spegnere i microfoni se non devono intervenire e passo la parola a Bavi, a cui chiedo se è così evidente, chiaro, diciamo, da un punto di vista scientifico, la quantità di documentazioni è sempre più importante. Come è stato possibile, diciamo, nascondere o comunque continuare a tergiversare prima di prendere azioni o decisioni nei confronti dei produttori dell'amianto, e anche, se possibile, ci sono correlazioni anche con altre esperienze diverse, con altre sostanze. Varia, non ho fatto la presentazione, ma spero poi di recuperarla dopo, così raccontiamo. Grazie. If you're ready, grazie. First, I want to thank you for inviting me to speak. I'm honored to talk to activists and activist scientists here in Italy. I've enjoyed getting to know the past 11 years since I testified in the original Petronique trial. These trials, these criminal trials in Italy, are unique in the world, where businessmen have been held responsible for willfully causing occupational cancers, leading to the deaths of their workers, and environmental cancers leading to the deaths of people in the surrounding community and in the households of the workers. Innanzitutto vorrei ringraziarvi moltissimo per avermi invitato a parlare qui. È un onore per me parlare oggi a scienziati e ad attivisti, cosa che faccio in Italia da 11 anni, da quando ho testimoniato il primo processo dell'Eternit. Vorrei far notare che questi processi penali che si tengono in Italia e che quindi sono quelli che permettono di portare in tribunale coloro che con intenzionalità hanno portato all'inquinamento e alla morte sia di coloro che lavoravano nelle aziende che coloro che abitavano intorno, è unico in tutto il mondo. I consider this toxic corporate crime, that corporations make decisions, their top people make decisions that mean that some people will die because they haven't been properly warned or protected against deadly substances and deadly products. And because of the failure to warn people about these things, failure to protect people, these corporate decisions result in death and disease, sometimes involving thousands and thousands of people. And the usual system of accountability, such as we have in the United States, there is a corporate veil that protects the individuals who make these business decisions against having personal responsibility for the consequences to others. And here in Italy, you hold businessmen responsible, criminally, personally responsible for making these kinds of decisions, and don't just let the corporation off with a fine or possible financial insurance problems limited to just the payment of money.
Questo tipo di azione io li ho chiamati toxic corporate crime, ovvero dei crimini societari tossici. Cosa vuol dire? Che le decisioni che assumono le corporations, ovvero le grosse aziende, fanno sì che alcune persone muoiono proprio perché non sono state messe sull'avviso dei pericoli che ci sono e o non sono state protette. Questa mancanza di informazione fa sì che migliaia e migliaia di persone possano morire per il comportamento di queste società. Quella che è la normale responsabilità o il fatto che devono rispondere negli Stati Uniti non si applica molte volte o non si applica in questi casi. Una specie di velo societario va a coprire le azioni della dirigenza e li protegge contro le responsabilità individuali delle conseguenze delle azioni che hanno assunto. In Italia voi considerate personalmente e penalmente responsabile una persona che assume queste decisioni e quindi questa persona non può svicolare semplicemente pagando una multa o l'azienda pagando di più un'assicurazione, cioè riducendo a una questione di denaro. Let me tell you a little about my own background. I was originally educated as a chemical engineer. I graduated and went to work for the chemical industry in 1968. No one had taught me anything about the long-term effects of toxic substances which I was going to be working with in the chemical industry. That was not part of my education. I worked for the chemical industry for about a little over a year and was eventually told to leave by the company because I was raising questions about the way they were dumping hazardous waste in Delaware, where the research center of the company was. The company was called Hercules, and it was the eighth largest chemical company in the United States. Vorrei innanzitutto presentarmi un attimo. Mi sono laureata in ingegneria chimica e dopo la laurea sono andata nel 1968 a lavorare per l'industria chimica. Nessuno però mi ha spiegato all'epoca nulla su quelli che potevano essere gli effetti a lungo termine delle sostanze con cui lavoravamo. Ho lavorato lì circa per un anno e poi mi è stato chiesto di allontanarmi dall'azienda. Perché? Perché ho cominciato a porre delle domande su che cosa succedeva agli scarti pericolosi che venivano rilasciati nel Delaware nel centro di ricerca dell'azienda. L'azienda si chiamava Hercules e all'epoca era l'ottava più grossa azienda chimica degli Stati Uniti. When I went back to school to get a master's degree in air pollution control, I became interested in asbestos. I was amazed. A conference proceedings, it was 750 pages long, of this big conference that had been held in New York in 1964 and published in 1965. Mm-hmm. And at this conference, it was demonstrated that not only was asbestos causing widespread occupational cancer and asbestosis, millions of construction workers were exposed to this risk, demonstrably exposed to the risk, but in addition, so were the members of their households, their wives and children, their brothers and sisters, and even the people who lived in the neighborhoods surrounding the asbestos air pollution point sources were getting mesothelioma, a characteristic cancer caused by asbestos. And so we knew in 1965, the world knew, that asbestos was way too deadly to be used in the way it was being used at that time. And yet, continuing after that, the use of asbestos in the United States and in the world just kept going up. That's what I was able to observe when I started reading about this in the beginning of the 1970s.
Sono poi ritornata all'università e ho studiato, ho fatto un master, un post laurea in controllo dell'inquinamento nell'aria. In particolare allora ho cominciato ad occuparmi di amianto. Mi sono rimasto molto sorpreso nel leggere le 750 pagine di una conferenza che si era tenuta a New York nel 1964, gli atti furono poi pubblicati nel 1965. In questa conferenza non soltanto dicevano che l'amianto poteva causare tumori o asbestosi, in particolare in questo caso il riferimento era stato fatto ai lavoratori dell'edilizia e ai membri delle loro famiglie, ai fratelli, alle sorelle, alle persone anche sul territorio che vivevano vicino a questa fonte di amianto e che questi sviluppavano un tumore molto particolare di nome mesotelioma. Quindi già nel 1965 il mondo sapeva che poteva essere causa di morte l'amianto se veniva usato, ma contemporaneamente, con mio grande stupore, si cominciò a vedere un aumento continuo all'inizio degli anni 70 dell'utilizzo di amianto. And, so I went to work as an air pollution control official in Baltimore County for the health department. And I was looking for asbestos everywhere because I had written my master's thesis about asbestos, and now I was really paying attention to all the ways in which it was used. So one day I saw a mechanic taking a compressed air hose and blowing out the brake assembly of a truck, and this huge amount of dust came up. And so I decided to put out a warning notice from the health department warning about the cancer risk and telling the workers not to use compressed air to blow out brake assemblies, to use wet methods to clean the dust in order to reduce their exposure. And I also found the local brewery and the local distillery were using asbestos filters. And I even had a state laboratory test and verify that the filters used to filter gin were contaminating the gin with asbestos. We actually demonstrated that with electron microscopy. And then I was invited to testify at the United States Senate hearing about community exposure to asbestos. And I told about all these things. And then I was fired from my job with some publicity that was organized. The county health department was humiliated for firing me, and they offered me back my job. I came back and resigned, and then I went to work for a group called the Center for Science and the Public Interest in Washington. A quel punto sono andata a lavorare per il Dipartimento della Sanità della Contea di Baltimora. Stavo facendo allora la mia tesi di master essendo il post laurea, diciamo la magistrale, sull'amianto. E un giorno, non soltanto stavo informando su quello che era l'amianto e controllando, ma un giorno ho visto un meccanico che utilizzava un sistema d'aria compressa per smontare un freno. E ho visto che c'era una quantità enorme di polvere che veniva generata. A quel punto ho fatto emettere un avviso della contea che di utilizzare dei sistemi ad umido o bagnati per smontare i freni e di non usare invece l'aria compressa. Poi mi sono occupato delle birrerie e delle distillerie nella zona, perché per esempio queste utilizzavano dei filtri di amianto. E potendo avvalermi dei laboratori statali, ho fatto controllare sia il gin che i filtri e con la microscopia elettronica abbiamo visto che il gin era contaminato da amianto. Mi è stato chiesto di testimoniare in una commissione del Senato sull'esposizione cui venivano messe a rischio le persone nel territorio, cosa che ho fatto. Mi hanno licenziato dalla contea e a quel punto la cosa ha suscitato una certa una reazione pubblica. A quel punto la contea, il Dipartimento di Sanità mi ha ripreso, io sono tornato e mi sono licenziato
appena sono tornata, sono andata a lavorare per un'organizzazione di Washington che si chiamava il Centro per la Scienza Pubblica. Science is the search for truth. And what I'm going to be talking about is being what we call a public interest scientist in the field of toxic substances control. I realize that not all of you are scientists, but you don't need to be a scientist to be an activist. A friend of mine once said that you can teach science to an activist easier than you can teach activism to a scientist. La scienza è la ricerca della verità e in questo caso io parlerò però adesso a parlarvi anche di quello che è la scienza nell'interesse del pubblico. Per il pubblico. Non è necessario, so che non tutti voi qua siete scienziati, ma non è necessario essere degli scienziati. Come ha detto una volta un mio amico, è più facile insegnare la scienza a un attivista che non l'attivismo a uno scienziato. I've been self-employed since 1975 as an independent consultant, and by not working for anybody, I've been able to work for everybody. I've been able to work for many of the agencies of the United States government, international organizations like the World Bank and the World Health Organization, and the Pan American Health Organization. And basically, I've been able to, by keeping, at least initially, keeping my cost of living low, I was able to have the freedom to do what I wanted to do with my lifetime. Even though not everything I worked on did I get paid. Quindi dal 1974 ho lavorato come consulente indipendente, non dovendo lavorare per qualcuno, ho potuto lavorare per tutti. Ho lavorato anche per istituti governativi degli Stati Uniti, ho lavorato per agenzie ed enti internazionali come la Banca Mondiale, l'OMS, l'Organizzazione per la Salute Panamericana ed altre. Tenendo basso il mio stile di vita, ho avuto la libertà di poter anche lavorare gratis per molti. When I started working on asbestos, I came across very quickly this Dr. Irvin Selikoff, who was a leading figure in the field of dealing with the medical issues raised by asbestos. But beyond that, he had founded journals to break the corporate monopoly in the field of industrial medicine, creating the American Journal of Industrial Medicine in 1980. He created scientific societies and organized conferences on pesticides, women in the workplace, and other subjects. He, along with Cesare Malproni, organized the Collegium Ramazzini in the early 1980s, and he was also a brilliant media personality. Perhaps Enzo can show a picture of Dr. Selikoff at his time. He was an extraordinary figure. This is a picture taken of him in 1990 at a major conference on asbestos in New York. Dr. Selikoff died 2 years later in 1992. Quando ho iniziato a lavorare sull'amianto, ben presto mi sono, per così dire, incontrato o ho incontrato la figura di Irvin Selikoff, che non soltanto si è occupato di questioni mediche dell'amianto, ma è stato un fondatore di molte riviste, dell'American Journal of Industrial Medicine ed altre, ha fondato associazioni e società, si è occupato anche di pesticidi, insieme a Cesare Maltoni ha fondato il Ramazzini, ma era anche uno capace di una personalità mediatica, è stato capace di trasmettere le informazioni, una figura straordinaria che peraltro ha organizzato una conferenza, qua vedete la sua immagine nel 1990, 2 anni dopo è deceduto nel 92. The reason asbestos kept on going up in the United States is because the industry's profits the industry was able to maintain profitability as long as they could minimize two things, the cost of prevention and the cost of compensation. And
Up until the 1970s, there were no government regulatory agencies. We didn't have a worker protection agency called OSHA, which was created in 1971. We didn't have the Environmental Protection Agency until late 1970. And these agencies took some years to get started in issuing regulations and changing the way business was conducted by the asbestos industry and the chemical industry. But finally, with the weight of regulation and the publicity that Dr. Selikoff and others were able to give to the asbestos industry, the use of asbestos in the United States finally started to turn down after 1973. Il motivo per cui continuava ad aumentare la produzione dell'amianto è perché la produzione risultava molto redditizia purché non investissero in prevenzione e non dovessero pagare degli indennizzi. Questo è stato vero fino agli anni 70, perché non c'erano neanche enti governativi che potessero controllare la situazione. L'OSHA è stato fondato nel 1971, l'EPA, cioè l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, nel tardo 1970, e comunque ci sono voluti alcuni anni dopo perché emettessero i regolamenti e questi fossero applicati dalle industrie chimiche. Selikoff ed altri hanno fatto molto in questo senso e la produzione dopo il 1973 ha cominciato a diminuire. As we started to regulate asbestos and other toxic substances, toxic chemicals in the United States, I became concerned that the dirty industries would leave the country and export their products back to the United States. And so I started taking a look at import records, U.S. official government records of imported asbestos products, and saw a dramatic rise of imports of asbestos textiles from Mexico, Venezuela, Brazil, and Taiwan. And I would eventually find that some of the foreign competition wasn't foreign at all. It was American companies with business in Venezuela and in Mexico. One of the companies had actually moved a factory just across the border from Pennsylvania into the Mexican border town, and was manufacturing the asbestos textiles under terrible conditions and then selling them in the United States. And I discovered this in 1975 and started publicizing this. Eventually we find that there were only a limited number of industries where this kind of thing was taking place. It totally discredited hazardous industries, asbestos textiles, arsenic recovery from dirty copper smelters, copper smelters of ores that contained arsenic as well as copper. So they would have a byproduct recovery of the arsenic. That completely closed in the United States, and we were importing it all from Mexico for a while. The same company had closed down the plant in the United States that was operating the plant in Mexico, a company called Asalco. And the other industry was benzidine dyes, dyes made from highly carcinogenic intermediate, and these were also being suddenly made in other countries and shipped into the United States, where only a few years before they had been made and used in the United States. Mano a mano che si è introdotto il regolamento per quello che riguarda gli Stati Uniti, per quello che riguardava l'amianto ed altre sostanze chimiche tossiche, le industrie sporche cosiddette sono trasferite all'estero e hanno poi reimportavano negli Stati Uniti i prodotti fatti con queste sostanze. Per esempio, in particolare per quello che riguardava prodotti tessili che utilizzavano l'amianto, le aziende si sono spostate in Messico, in Venezuela e a Taiwan. Ma non era una concorrenza estera, erano aziende americane che avevano delocalizzato in questi paesi. Per esempio, per dire, una delle aziende tessili che utilizzava l'amianto dalla Pennsylvania era andata in Messico, al di là del confine, in una cittadina
molto vicino al confine stesso, e poi rivendevano negli Stati Uniti i prodotti che c'erano, e qui stiamo parlando del 1975. Questo riguardava un tipo molto limitato e particolare di industrie, la famosa e discreditata industria dell'amianto, ma anche il recupero dell'arsenico dalla fusione del rame di alcuni prodotti, di nuovo prodotti in Messico e poi reimportati negli Stati Uniti. Era la stessa azienda che faceva questa, in questo caso si chiamava Asarco, oppure la benzedina, un prodotto intermedio altamente cancerogeno, di nuovo veniva prodotta all'estero e poi i prodotti reimportati negli Stati Uniti. There were very few industries where there was total export of the hazardous industry to the developing countries. There were more common examples of double standards, where you have a corporation that's doing, say, asbestos manufacturing in Northern Europe or the United States, and the same company has operations in South Africa or South America, and they're operating the same industrial process under much less controlled conditions. And so this is the issue of the double standard of the multinational corporations. And starting in 1981, I started publishing pictures of the American and British asbestos companies in India, showing that they were not doing anything to protect workers or the environment, companies that were already being subject to regulation in North America and Northern Europe by the late 1970s. Però questo riguardava quello che ho descritto prima, poche industrie. Molto più comune invece dell'esportazione completa dell'industria era avere un doppio standard, un doppio livello. Cosa volevo dire con questo? Che per esempio delle aziende che producevano in Nord Europa o negli Stati Uniti avevano poi degli standard diversi in Sudafrica o in Sud America. E alcune industrie facevano lo stesso, producevano gli stessi prodotti con lo stesso processo, ma meno controlli. Questo è stato l'atteggiamento delle multinazionali, stiamo parlando dell'inizio degli anni Ottanta, e per esempio nell'81 ho studiato l'aspetto dell'industria dell'amianto statunitensi e del Regno Unito, che lavoravano moltissimo in India senza alcuna protezione per i lavoratori, e senza i regolamenti che nel frattempo erano stati introdotti sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. And then came the chemical disaster in Bhopal, India, at the end of 1984. And we had the clearest example of double standards, because the Union Carbide company that operated this plant in India, where thousands of people died from a chemical disaster, the same company operated a similar industrial process in West Virginia in the United States, which was much more carefully controlled for worker hazards and pollution. Un altro esempio di questo è quello che è stato dato dal caso di Bhopal, se vi ricordate, in India, la fuoriuscita di sostanze tossiche 1984. Questo è un chiarissimo esempio di due pesi e due misure, perché la Union Carbide, che è responsabile per migliaia di morti in India, aveva uno stabilimento molto simile nella Virginia occidentale, nella West Virginia, dove invece venivano applicate misure di sicurezza. One of the ways we deal with toxic substances in the United States is something called product liability. I was approached by lawyers starting in 1976 who asked me to do research on the history of what was known about asbestos in detail, because there were people that these lawyers represented who had gotten asbestos-related diseases. And they worked with products that contained asbestos, which had no warning labels on them at the time that the workers used these products, insulation products, brake linings, and the like. And
In the United States, if you sell a product that has dangers that an ordinary person would want to know about before using the product, in order to use it more safely or to decide not to use it at all, and you don't warn that person and that person gets hurt by the product, then that person can sue the company that sold the product for the damages of the medical costs, the lost earnings, and the pain and suffering. And so these lawyers, starting in the late 1970s, came to me and said they represented victims of asbestos, and they wanted to show what the companies could have found in the medical literature, what in the open, publicly available literature, because the companies under product liability law are held to the status of an expert. If they are expert in the technology of their products and the use of their products, they are also considered under law to be expert in the hazards of their products. And they have a duty to warn based on that. Dunque, una delle cose che mi è successa nel 1976 riguardava la product liability. La product liability è negli Stati Uniti la responsabilità che l'azienda ha nella vendita di un prodotto. In altre parole, l'azienda è tenuta a informare su quelli che possono essere i danni derivanti dal prodotto stesso, dal suo uso. Mi contattarono alcuni avvocati che erano avvocati di vittime per chiedermi che cos'è che l'azienda avrebbe dovuto sapere dalla letteratura in generale, perché cos'è che era noto per esempio sulle malattie asbesto correlate. Se per esempio avrebbero dovuto sapere, avrebbero dovuto mettere sull'avviso, avrebbero dovuto etichettare i prodotti, avrebbero, per dire, i prodotti per quello che riguardava isolamento termico, acustico, oppure per quello che riguardava le camicie dei treni, insomma tutte queste cose qua. Negli Stati Uniti, come dicevo, i pericoli che possono essere insiti o nel prodotto o nell'uso del prodotto devono essere resi noti alla persona che compra tale prodotto. Altrimenti questa persona ha il diritto di portare in tribunale l'azienda per i danni che servano a coprire i costi medici, la sofferenza, come viene detta, ossia il metus, e la perdita di lavoro. Gli avvocati mi chiesero che cos'è che le aziende avrebbero dovuto sapere in ambito medico. Perché? Perché nella legislazione statunitense un'azienda è l'equivalente di un esperto, nel senso che la legge dice che poiché sono in grado di produrre quel prodotto, sono anche in grado di sapere quali sono i danni che possono essere causati dal prodotto stesso ed hanno un dovere di informare il consumatore. The American legal system also has this extraordinary thing called legal discovery, where companies that are sued have an obligation to produce documents that are relevant to the lawsuit, such as documents showing when they had workers' compensation claims about asbestos disease in their workers, when they had memos that they exchanged about putting warning labels on their products, when they received communications from governmental agencies about the hazards of asbestos. And an extraordinary amount of information has been produced and disclosed by the corporations that have been sued. And I'm talking about hundreds of corporations. It started with asbestos insulation companies, but then included the brake line manufacturers and the gasket manufacturers. Then the litigation spread to premises owners, like the big oil companies that brought in other companies to do maintenance work on their refineries when they would shut down. And then the maintenance work would be done, the insulation, the asbestos would be changed, and those workers would be gone after a month during the turnaround. And so these companies are being sued because if they brought someone onto their industrial site and didn't warn them about hazards that the company either knew about or should have known about, they can be sued for the harm that those workers
incur as a result of that kind of exposure. And so there have been hundreds of thousands of lawsuits, and the lawyers bringing these lawsuits on behalf of asbestos victims in the United States have gotten an incredible amount of documentation about what these companies knew and when they knew it. Nel sistema legale statunitense esiste anche qualcosa che si chiama la discovery, ovvero la scoperta. Cosa vuol dire? Che un'azienda che viene portata in tribunale ha il dovere di produrre la documentazione in suo possesso. Cosa vuol dire la documentazione? Vuol dire, per esempio, se ci sono state delle richieste di indennizzo, se hanno scambiato delle informazioni tra di loro sui le etichettature e sui pericoli del prodotto, oppure se qualche lavoratore o lavoratrice ha richiesto un indennizzo ad un ente governativo. Tutto questo ha fatto sì che tramite questi processi si sia prodotto un'enorme letteratura, perché sono centinaia le aziende, da quelle dell'isolamento termico e treni, qualunque cosa, che hanno dovuto produrre la documentazione. La legge ha poi esteso questo anche ai proprietari degli stabilimenti. Cosa si intende con questo? Per esempio, le aziende petrolifere appaltavano la pulizia e la manutenzione. Questo voleva dire che alcune persone andavano a ripulire nel momento di ferma dello stabilimento tutti i macchinari. Ma l'azienda manteneva il dovere di mettere sull'avviso i lavoratori appaltati, diciamo, sui pericoli che potevano insorgere durante il lavoro. E qualcuno, questo sia che riguardava i pericoli conosciuti che i pericoli di cui avrebbero dovuto essere a conoscenza dato lo stato della letteratura. Ne sono risultate centinaia di migliaia di processi e in questi processi gli avvocati delle vittime hanno raccolto migliaia di documenti. In the early 1980s I went back to school and got a doctorate in public health at the Johns Hopkins School of Public Health, and I wrote my doctoral thesis about the history of corporate knowledge about asbestos. The background is what was publicly available, and the doctoral thesis featured the corporate knowledge documents showing what did industry know during all these years. Asbestosis had been recognized as a deadly disease in the 1930s, where cancer was widely recognized as a consequence of asbestos exposure by the late 1940s. Mesothelioma in neighbors of the factories and the household members of the workers in the 1960s. What did industry know while all these things were being published? And so I wound up writing my doctoral thesis about this. I also wrote a book about it. The book is called Asbestos, Medical and Legal Aspects. And it's been revised, expanded 4 times. So the 5th edition, that's the current one. It's about 900 pages long. And every line in this book has been carefully examined by lawyers representing asbestos companies and the other defendants looking for something that they can find to question me about in cross-examination, where I testify about these things in trials on an average up until the COVID epidemic of about 1 trial a month. Negli anni 80 sono tornato di nuovo all'università, all'inizio degli anni 80, per un dottorato alla Johns Hopkins, e la tesi riguardava la conoscenza storica che le aziende avevano dell'amianto, cioè che cos'era di conoscenza pubblica, per lì che quindi anche l'industria avrebbe dovuto sapere. E per esempio l'asbestosi, stiamo parlando degli anni 30, i tumori legati all'amianto, stiamo parlando degli anni 40, mesotelioma sia per chi era coinvolto nel lavoro che per le popolazioni vicine sul territorio, le famiglie, stiamo parlando degli anni 60,
E ho scritto questo libro che si chiama Asbestos Medical and Legal Aspects, che è stato rivisto 4 volte, questa è la 5ª edizione, sono circa 900 pagine che sono state esaminate molto attentamente dagli avvocati della difesa nei processi a cui ho partecipato, che prima del Covid erano di circa 1 al mese. The corporate documents that I've been reading for the last 40 years are extraordinarily consistent in showing that the decisions about warning workers, protecting workers, spending money on industrial ventilation systems, putting warning labels on products, all of these decisions were treated as business decisions by the corporations. The company doctors and the company industrial hygienists didn't have any authority to make these decisions. They could make recommendations, but the decisions were treated as business decisions. And that's why we still have 250,000 people a year dying from asbestos-related disease in the world. Every year, 250,000 people more. And this is not expected to go down very much anytime soon. Negli ultimi 40 anni ho studiato documenti societari e devo dire che tutti questi documenti sono coerenti in un aspetto, che tutti gli aspetti, tutte le informazioni, tutti gli avvisi, tutta la protezione, tutta la ventilazione, sono tutte decisioni prese rispetto alla loro redditività. È una decisione della parte dell'azienda che si occupa degli affari, i medici di fabbrica o chi si occupa dell'igiene sul lavoro, tutt'al più possono dare dei consigli, delle raccomandazioni, ma non sono loro che hanno deciso. In effetti, oggigiorno abbiamo ancora 250.000 persone l'anno che muoiono in tutto il mondo di malattie asbesto correlate, e questa cifra pare non scendere di molto nell'immediato futuro. The defendants in the asbestos cases have been creative about continuing to try and find scientific defenses and hiring what have been called product defense scientists. And I want to talk about this in some detail now. The leading authority on the subject is David Michaels. He wrote a book in 2008 called Doubt Is Their Product. This is a quote from a memo of the tobacco industry, where an internal memo where the guy writing it said, as long as we can maintain a controversy about the harmfulness of tobacco, we can avoid having to pay damages and we can avoid government bans on things like smoking indoors. And so we have to, that is our product, is what the memo was titled. And so David's book is called Doubt Is Their Product, and it builds on that theme. The second book that, Le difese sono state molto creative, in particolare le difese e le aziende si sono occupate di come creare una difesa scientifica del prodotto. L'autorità principale su questo si chiama David Michaels, che nel 2008 ha pubblicato questo libro che si intitola Il dubbio e il loro prodotto. Da dove deriva questo titolo? Deriva da una circolare interna che fu trovata durante un'indagine nell'industria del tabacco. L'industria del tabacco sosteneva che, purché, diceva questa lettera di circolare interna, riusciamo a mantenere una controversia, un dibattito su questo, non ci sarà un divieto, non ci sarà un divieto di fumare in locali chiusi, eccetera. Quindi, e questo, questa circolare si intitolava Il dubbio è il nostro prodotto, mentre questo libro si intitola Il dubbio è il loro prodotto. So the second book is called The Triumph of Doubt, and this was published last year. And it talks about additional industries in which this kind of thing went on. The characteristic thing about these mercenary scientists, as David Michaels calls them, and by the way, David Michaels is a very respected academic, and he was the head of OSHA, the Occupational Safety and Health Administration, during the entire Obama administration. So he has a very high degree of credibility.
And David Michaels has analyzed this business and said, these are people who, they were suddenly publishing articles about all of these controversial chemicals that were the subject of regulation or liability. And they had never written articles about these things. Who were these guys? And the internet was just becoming available, and David Michaels saw that a lot of these scientists had done work for the tobacco industry, as revealed in the tobacco documents that had been revealed in litigation. And so began the investigation of just how this business goes on, this business of doubt science, these consulting firms that basically use science as a means of defending industry against any kind of liabilities or regulation, and structuring their analyses and studies in a way that will help the industries deal with these problems. L'ultimo invece è quello che è stato pubblicato un anno fa. Che cosa è successo? Questi scienziati mercenari, così li chiama David Michaels, e David Michaels tra l'altro è non soltanto un accademico, ma sotto l'amministrazione Obama è stato il capo dell'OSHA, quindi una persona che è l'agenzia statunitense per la difesa della salute, the Oceans di al lavoro, quindi che fa parte del Ministero del Lavoro e quindi ha un alto grado di credibilità e di rispettabilità. Diceva, queste sono delle persone che hanno come interesse principale quello di aprire una controversia su sostanze chimiche pericolose. Questo è il loro obiettivo. Persone, e lui si chiese all'inizio, come mai delle persone che non si sono mai occupate di argomento X improvvisamente cominciano a scrivere degli articoli su questo? E visto che ormai c'era l'internet, è tornato indietro a controllare, molti di questi che inizialmente facevano questo lavoro avevano lavorato per l'industria del tabacco e quindi c'era documentazione su questa. Sono stati messi su dei centri di ricerca legati a questi affari. La loro scienza è la scienza del dubbio e lavorano per queste ditte di consulenza, come si chiamano. E cosa fanno? L'industria vuole evitare la responsabilità legale, civile e penale eventualmente su il loro prodotto, oppure vogliono evitare l'introduzione di un regolamento particolare. A quel punto viene preparata una ricerca che serva loro a dimostrare questo. There's a lot of money in this business. In litigation, the companies that are hiring these guys have to disclose how much money they're spending on them. And so because of this, we know that by the year 2016, the Ford Motor Company, which had been sued in a lot of asbestos cases because of asbestos in brake linings and other parts of the cars, had spent $40 million on product defense firms with names like Exponent and Chemrist to hire people to do studies on not to do new information, not to see what happened to the mortality of all of the mechanics that worked at Ford Motor Company's dealerships around the country. That would have been useful. They could have shown how many of those people are dying from mesothelioma. No such studies exist. But instead, they were reanalyzing the insufficient, inadequate studies that already exist and claiming that because those studies provide no proof that brake lines cause mesothelioma, that the absence of proof means that they prove the absence of a risk. This is the way these things get argued in court, and this is the way these articles get used by these scientists, some of whom also testify as expert witnesses for the defense, for the companies in these damaged suits. Girano tantissimi soldi in questo campo qui. In particolare noi sappiamo perché negli Stati Uniti le aziende che portano un consulente o chiunque porta un consulente deve dichiarare quanto queste persone
hanno guadagnato, perlomeno quanto hanno speso loro. Quindi sappiamo, per esempio, che nel 2016 la Ford, che era stata citata in diversi casi per quello che riguardava l'amianto nei treni e in altre parti delle macchine, aveva speso 40 milioni di dollari di consulenti in quell'anno. Sono delle aziende di consulenza che si chiamano Exponent, Cambridge, per esempio, e non fanno delle ricerche, però, per esempio, che potrebbero essere anche utili se i meccanici che lavorano nei dealer delle macchine hanno una percentuale di tumori o di mesoteliomi più alti. No, non fanno nuova ricerca. Quello che fanno è che rianalizzano ricerche del passato. E per esempio, se riescono a dimostrare che non vi erano dati sufficienti o d'altro, a quel punto dicono che non vi è evidenza che il mesotelioma sia stato causato da questo. In altre parole, dicono che se non vi è un'evidenza convincente, non vi è neanche rischio. The last thing I want to talk about welcoming your questions is talc. Talc is a mineral like asbestos that's dug up from the ground, from the earth, and the chemical composition of talc and asbestos are very similar. And there are very often asbestos contaminants found in the mineral deposits of talc. In fact, there may not be any talc deposits that are totally free of asbestos contamination. So, I started reading about asbestos in 1971 and 1970. 50 years ago, I wrote a letter to Johnson & Johnson and I asked them how they get the asbestos out of their talc. I didn't save the letter, but fortunately Johnson & Johnson did, and it came up in Legal Discovery. So we have that letter here. There were lawsuits originally over talc used in industrial applications. There was a particular talc from New York State that was notorious for contamination with asbestos. And this was the subject of lawsuits over the last 20 years. But only in the recent 5 years or so, it seems, did the plaintiff's lawyers start to focus on Johnson & Johnson and ask about the Johnson baby powder and start doing discovery on Johnson & Johnson. And what came up in discovery is remarkable. Allora, l'ultima cosa di cui vorrei parlarvi prima di sentire se avete delle domande a cui risponderò volentieri è la questione del talco. Il talco è un minerale, come sapete, viene estratto spesso vi sono delle inclusioni di amianto, comunque delle contaminazioni naturali di amianto nel talco, anzi si potrebbe dire che probabilmente non esiste nessun deposito di talco, nessuna lente di talco che sia completamente libera da amianto. Negli anni 70, quando ho cominciato a occuparmi di amianto, ho scritto anche alla Johnson & Johnson chiedendogli come loro, quindi 50 anni fa, riuscivano a depurare l'amianto dal talco che vendevano. Non ho ottenuto la lettera, ma per fortuna loro l'hanno ottenuta e quindi durante un processo la lettera è uscita fuori ed è inclusa qua. Si sapeva anche che alcuni talchi industriali erano particolarmente pericolosi, ne era uno molto famoso nello stato di New York, e poi successivamente durante dei processi gli avvocati delle vittime negli ultimi 5 anni o così direi hanno cominciato a focalizzarsi sui prodotti di talco cosmetico, in particolare del Baby Johnson. The Johnson & Johnson, the documents discovered at Johnson & Johnson by the lawyers representing people who had mesothelioma, who had used baby powder, who had used Johnson & Johnson's talc for much of their lives. These documents were reported in a December 2018 news report by Reuters. And in this article,
The journalist asked the Johnson & Johnson defense lawyer, how do you explain these documents? Asking him one by one about the particular documents and what they showed. And immediately following the publication of that article, apparently the business community found the answers by the Johnson & Johnson lawyer insufficient, and the price of Johnson & Johnson stock went down dramatically. The documents included a 1973 internal memo saying that there's no clean mind, that basically somebody with an electron microscope is going to find asbestos if they look hard enough at our baby powder. And one of our alternative possibilities would be to just sell cornstarch instead of talc as the baby powder. And this was realized back in 1973. It wasn't until 2019 that Johnson stopped selling baby powder in the United States and Canada and replaced it with cornstarch only, whereas they're continuing to sell the talcum powder around the rest of the world. The cornstarch is available here in Italy, as I found just the other day. La Johnson & Johnson aveva scoperto, come abbiamo visto dai documenti che c'erano, e i documenti ci sono stati perché ci sono state delle persone che sono andate in tribunale, che hanno sviluppato il mesotelioma, che avevano utilizzato il baby Johnson tutta la vita. E però la questione è uscita fuori nel 2018. Nel 2018 un avvocato della Johnson & Johnson è stato intervistato dalla Reuters, dall'agenzia di stampa Reuters, che gli ha presentato tutti i documenti e uno dopo l'altro gliene ha chiesto conto. Immediatamente dopo che questa intervista è stata presa pubblica, le azioni della Johnson & Johnson sono scese, perché le risposte dell'avvocato sono apparse veramente insufficienti. C'è infatti un documento interno della Johnson & Johnson del 1973 che dichiara che non esiste miniera di talco pulita nel senso di senza amianto, e che chiunque con un microscopio elettronico avrebbe potuto trovare delle infusioni di amianto nel baby Johnson. E che se si arrivava a quel punto, l'unica alternativa sarebbe stata sostituire il baby Johnson con l'amido di mais, ossia la maizena, e questo era il 1973. Nel 2019 la Johnson & Johnson ha cessato la vendita del Bortalco Baby Johnson negli Stati Uniti e in Canada, mentre continua a venderlo nel resto del mondo. Ho potuto constatare di persona che la maizena è in vendita anche in Italia. Well, here in Italy, there were also scientists looking at talcum powders back in the early 1980s. The government scientists at the ISS used electron microscopes and analyzed over 30 talcum powder products and found asbestos in half of them. I think that this shows that governments where the talcum powders are still being sold to the public, countries including Italy and all of Europe, should be testing the consumer products, analyzing by electron microscopy to see if they can detect asbestos in these products. And I think it would probably be justified if we still start finding asbestos in these products, which I would expect we would, the government should simply ban the use of talc in consumer products. Anche in Italia l'Istituto Superiore di Sanità negli anni 80 aveva analizzato e fatto una ricerca su 30 prodotti di talco, e in circa metà di questi prodotti era stata riscontrata la presenza di amianto. Questo dimostra che i governi dovrebbero controllare i talchi che sono messi in vendita, analizzandoli con microscopia elettronica,
per vedere se esiste oppure no la presenza di amianto. Secondo me i governi dovrebbero vietare la vendita di tali talchi per proteggere il consumatore. Last year there were two articles published in the medical literature, one reporting 33 cases of mesothelioma in people who had no known asbestos exposure, aside from the fact that they used talcum powder products, and another report of 75 cases. These were cases that were brought in the courts. And I can tell you the lawyers are extremely thorough in looking for exposure histories to asbestos products. If there was asbestos exposure of some kind these people's background, that would mean for the plaintiffs, more people, more companies to sue, and for the defendants, it would mean other companies to blame. And so both sides look very hard in questioning and analyzing how these people could have been exposed to asbestos. And as I say, there have been reported now 33 and 75 cases of individuals with clean histories other than exposure to talcum powder who got mesothelioma. L'anno scorso sono stati pubblicati due articoli. Il primo descriveva 33 casi di mesotelioma in persone che non erano state esposte a nessun'altra, per conoscenza, non erano state esposte a nessun'altra forma di amianto se non un uso regolare di talco, e un altro con 75% dei casi. Vi assicuro che sia gli avvocati della difesa che gli avvocati delle vittime controllano molto attentamente se vi sono state o meno delle altre esposizioni, perché nel caso delle vittime sono altre aziende da portare in tribunale, nel caso della difesa vuol dire scaricare la responsabilità. Eppure erano casi cosiddetti puliti, cioè in cui l'unica esposizione nota era quella del talco. So that concludes what I wanted to say by way of starting this discussion, and I welcome any questions or points that any of you want to raise. E con questo ho concluso quello che volevo dire, aprendo adesso alle domande, perché sono felice di rispondere a qualunque domanda che voi abbiate a cui possa rispondere. Allora, va bene. Sono, okay. Sentiamo noi un ritorno della pazienza. Allora, credo che da internet ci stiano ascoltando, quindi se qualcuno ha già domande, ci tengo a precisare che con la FEVA e con l'Associazione Italiana Esposti Amianto abbiamo già inoltrato delle richieste di chiarimenti al Ministero della Salute sulla questione dell'amianto nel talco, avendone risposte fino a questo momento sommarie. Posso testimoniare che il controllo delle corporation su questi in questi campi si estende davvero non soltanto sulla parte di legislazione, ma anche gli standard, cioè le modalità di misura sono sotto il loro controllo, perché non si usa microscopia elettronica per cercare amianto nel talco, ma si usano diffrazione di raggi X e metodi di analisi all'infrarosso, che sono molto meno sensibili rispetto alla microscopia elettronica, che è stata 40 anni fa all'Istituto Superiore di Sanità, effettivamente si è dimostrato che era efficace nel trovare l'amianto nel talco. Quindi le aziende, insomma, aiutano anche a non cercare, o a non cercare bene, a non cercare in corso di giusto. Ok, Giuliana, non so chi, se qualcuno da in remoto, avevamo a un certo punto 40 connessioni circa su Facebook, non in diretta, ma Benedetto. No, tu non sei connesso, ma puoi fare domande da qui in diretta. Chiedo solo se ci sono stati problemi, la connessione si è mantenuta bene, Bruno.
Giuliana, o chi ancora ha avuto la forza di resistere. La connessione è ottima. Si sente bene. Ma io purtroppo... Scusa, io volevo fare una piccola aggiunta a quello che ho detto all'inizio della diretta. Io volete subito iniziare con la rossa? E io sono molto vecchio. Io sono stato con Scusate solo un attimo, adesso invece si sente malissimo, credo che ci siano dei microfoni aperti. Non si riesce a sentire dalla sala. Ok, abbiamo sentito adesso, sì. Vediamo perché non è semplice gestire. Comunque, ripetiamo la domanda. Le relazioni legali in tutto il mondo hanno avuto luogo negli Stati Uniti negli anni 70. No? I tali processi sono cominciati parecchio dopo. Ma la mia domanda è quanto queste azioni legali degli anni 70 degli Stati Uniti hanno inciso sul crollo del mercato dell'amianto che ha preceduto poi il bando della maggior parte dei prezzi. Allora, riassumo per chi non avesse sentito, parlando da più vicino. Benedetto fa notare che è stata proposta una storia lunga 50 anni e che mette in relazione le due sponde dell'oceano e dice quanto ha influito sul mercato, cioè su quella che è stata la produzione di amianto nel nostro paese, in Europa dove e nel mondo, diciamo questo inizio di investigazioni che si è avuto negli anni 70, che si è diciamo circa 20 anni dopo, perché poi l'Eternit è fallita nell'86, l'amiantifera di Balangero è stata chiusa nell'86-87. Ecco, questa è la domanda un po', come posso dire, storica che Benedetto Terracini propone. Spero si sia sentito. The court cases were enormously important in shutting down the asbestos industry in the United States. The 1973 Borrell precedent established that the insulation manufacturers had a duty to warn about their products and that duty couldn't be blamed on any intermediary party, but that they had they were recognized as experts on the hazards of their products. And within 1 year, the manufacture of asbestos insulation in the United States stopped. Later on, the liability of all these damage suits, which by 2002 had made the defendants pay over $70 billion to victims. I have no more recent figures, but it must be way over $100 billion by now. This led to the uninsurability of companies using asbestos, and the companies were forced to convert to non-asbestos products. The United States is the only country in the world where liability stopped all manufacture of products containing asbestos. The government had tried to regulate it, but the EPA ban published in 1989 was overturned in the courts. And so to this day, we still don't have a ban on asbestos in the United States, but there are no products manufactured with asbestos here in the United States because of all these lawsuits. Sì, i causi in tribunale hanno avuto un ruolo molto importante, partendo dal 1973 con la Borrell e
i prodotti per l'isolamento. Bene, nella sentenza del Tribunale hanno dichiarato che la responsabilità ricadeva direttamente sul produttore e non su quelli che avevano venduto o poi venduto il prodotto successivamente. Nel giro di un anno questa azienda ha cessato la produzione con amianto. Successivamente io ho dei dati fino al 2002. Fino al 2002 le varie aziende avevano pagato più di 70 miliardi di dollari alle vittime. Adesso non ho i dati, ma penso che siamo intorno ai 100 milioni di dollari. Miliardi, scusate, di dollari. Questo fa sì che le aziende che utilizzano l'amianto non siano più assicurabili perché i costi sono altissimi. Noi siamo l'unico paese negli Stati Uniti in cui la responsabilità del prodotto, la product liability, è riuscita a bloccare l'utilizzo e la produzione di prodotti d'amianto. Perché, se vi ricordate, la Environment Protection Agency, la EPA, l'aveva vietato completamente nell'89, ma un tribunale nel 91 aveva tolto il divieto di utilizzo dell'amianto. Noi non abbiamo quindi un divieto, ma non c'è più produzione di prodotti d'amianto per i costi che questo richiede. Rimbalzo di nuovo la parola a chi ci vede da Zoom, se volete aggiungere anche in relazione al processo, perché poi allora intanto ne approfitto per ringraziare Silvana Mossano, giornalista di Casale Monferrato, che è la persona che si sta spendendo in questi giorni, in queste ore, per mantenerci informati su un processo che in questo momento è svolto a porte chiuse. Vicky, qui presente, traduce sistematicamente i verbali che Silvana Mossano produce nel giro di poche ore. Il suo sito è disponibile online, www.silvmoss.it. E si possono recuperare le informazioni. Adesso, se posso, lascio poi, do una schermata della pagina di Silvana. Cioè, l'importanza di queste nostre registrazioni, l'importanza del processo di Casale e della lotta di tutte le vittime, degli amici di Casale, sta nell'aver costruito quella che loro chiamano la multinazionale delle vittime, che, come dice Giuliana, mi sembra di aver capito, è molto più numerosa di qualunque altra multinazionale, e l'insieme delle informazioni che noi possiamo recuperare. La domanda ficcante che ha fatto Benedetto immediatamente mette in relazione la questione dell'amianto, per esempio, con quella del nucleare, non più assicurabile. Ma ci sono moltissime altre situazioni nelle quali si possono trovare evidenze, come posso dire, modalità simili, nel campo della farmaceutica, come nel campo dei pesticidi, come in tantissimi altri settori. Nessuna lotta è isolata dalle altre, ecco. Per questo io intanto ringrazio moltissimo Barry per la sua testimonianza, che è sicuramente una testimonianza sofferta, perché vedere tutta questa sofferenza e farsene carico non può lasciare indifferenti. Quindi noi lo ringraziamo e sappiamo che non sarà, cioè non è qualcosa che noi facciamo, come posso dire, questa non è un'esibizione, ecco, non è uno show, stiamo raccogliendo informazioni per noi e per tutti. Vorrei chiedere a Giuliana se può aiutarci a chiudere anche un po' questo incontro e a darci anche una rivederci a quando possibile, no? Per continuare questa lotta, indipendentemente dagli esiti che noi speriamo chiarificatori del processo di Novara. È aperto il microfono. Sì, ti sentiamo, Giuliana, grazie. Sì, io volevo aggiungere questo al
a quello che avevo detto all'inizio di questa diretta, perché non so se tutti erano già collegati. Ecco, volevo aggiungere che nonostante il processo si svolga ancora a porte chiuse, AFEVA è presente con una delegazione più o meno grande ad ogni udienza, soprattutto con cartelloni, striscioni, bandiere, cioè noi ci facciamo sempre vedere e diamo questo segnale forte di presenza, perlomeno ecco, vedono che noi siamo lì e partecipiamo. E questo credo sia una cosa importante, perché comunque viene notata la nostra presenza. E quindi è una cosa che ritengo molto, molto valida, proprio perché noi ci siamo, ci saremo, siamo vicino alle vittime, siamo vicino a coloro che testimoniano. E niente, insomma, noi ci siamo e continueremo ad esserci, e speriamo che questa volta possiamo portare a casa un esito migliore. Grazie tantissimo a Barry e a Vicky, che come sempre ci fanno degli interventi molto, molto precisi e puntuali, e quindi è un piacere sempre ascoltarlo. Grazie a tutti voi. Naturalmente potremo risentirci quando ci saranno altre testimonianze importanti, ma come hai detto prima, Silvana fa un lavoro veramente prezioso per tutti noi, anche perché quando le rileggiamo abbiamo poi un'esatta sensazione di quello che è stato. Grazie, grazie mille Giuliana. Grazie. Io, ok, Barry, grazie mille. Noi, come dicevamo, diffondiamo questo video e ne faremo tesoro, ma già siamo con Barry, siamo in contatto per email da tempo. Ci scambiamo, lui soprattutto ci fornisce informazioni in tempo reale su quello che succede negli Stati Uniti, e soprattutto da tempo ci sollecita a prendere anche qui in Italia azione nei confronti della questione del, almeno a chiarire la questione dell'amianto nel talco. Non siamo soli, voglio dire, ci sono a Brescia presso l'associazione, la Fondazione Micheletti, c'è un gruppo di ricercatori che fa riferimento addirittura alla storia di Giorgio Nebbia, che ha preso in considerazione da poco tempo esattamente i due libri di David Michaels e ha provato a farne delle piccole recensioni per il pubblico italiano. Quindi stiamo seguendo questa scienza, se così possiamo chiamarla, in difesa del prodotto, così, oppure scienza difensiva, ecco, che ci sembra un po'. Mi farebbe solo piacere se Barry mostrasse anche il suo libro, perché ha mostrato gli altri, ma il suo non lo ha mostrato. Ecco, il frutto sono 900 pagine. Eccolo qui. Insomma, come posso dire, si presenta anche lui con noi. Va bene, grazie a tutti. Se non ci sono altri commenti, chiudiamo qui la nostra riunione, va bene? Nicola e gli altri. Grazie Bruno per... Grazie a voi, grazie. Barry, grazie Vicky, grazie Enzo, grazie a tutti. Grazie, ci raggiorneremo presto allora. Alla prossima. A tutti gli amici su Facebook, ci chiudiamo qui la diretta su Facebook. Okay.